Il CP0, abbreviazione di CPIGC0, è la più forte organizzazione di spionaggio a disposizione del governo mondiale. L'Egida, l'Aegis per l'appunto in greco, viene spesso raffigurato come lo scudo di Zeus, adornato con un bordo di serpenti e la testa di Medusa al suo centro. E perché diciamo questa cosa? Perché questo scudo è un emblema di protezione di potere più che uno scudo militare vero e proprio, e infatti la CP0 in One Piece non si occupa di azioni militari propriamente dette, ma il suo ruolo è quello di lavorare all'interno del sottobosco criminale al fine di mantenere bilanciati gli equilibri delle forze nel mondo di One Piece. Quindi collaborano con gli imperatori, collaboravano con la flotta di Sette quando questa era ancora attiva, collaboravano insomma con chiunque potesse garantire invariato l'equilibrio del mondo. In tal senso, questo concetto è perfettamente contrapposto all'altra organizzazione di spionaggio che rientra nelle fila militari del governo. E parlo chiaramente della SWORD, le spie della marina, un gruppo che rimanda alla spada, l'arma che deve tagliare dall'interno la corda che invece tiene saldo questo mondo e i suoi equilibri di forza tra pirati e sottobosco criminale. La SWORD, insomma, vuole rompere lo status quo, mentre l'Aegis, la CP0, lo vuole proteggere. Cari compagni di avventura, io sono Dennis e quello che oggi vi propongo è un remake di un vecchissimissimo video che ho pubblicato su questo canale che chiaramente ha come centro tematico la CP0, per cui mettetevi comodi perché oggi parliamo di arte allo stato puro. Uno degli aspetti che traspare leggendo One Piece e che meglio rende chiara l'abilità di Oda è la sua capacità di inserire approfondimenti attraverso il solo comparto visivo. Infatti si tende spesso a scordarlo, ma va ricordato che i manga non sono altro che un media visivo, che dovrebbe quindi comunicare principalmente attraverso le immagini e non con i dialoghi. In questa particolare ottica comunicativa diventa fondamentale per un autore padroneggiare una specifica arte, ossia quella del character design, che nasce come, se vogliamo, una costola del costumista cinematografico. Parliamo insomma di quella figura che ricerca, progetta, disegna, realizza i costumi e gli accessori utilizzati in un film in accordo con il regista e in coerenza con la storia, il contesto e lo stile del racconto. I costumi infatti sono strumenti narrativi che comunicano allo spettatore la psicologia e la storia dei personaggi. Se vedi, che ne so, un individuo vestito di stracci, capisci subito che ha delle ristrettezze economiche. Ma anche il tipo di stracci che sta indossando vanno a determinare, no, il passato di questa persona. Gli stracci sono vestiti comuni? Sono, non so, una tuta da ginnastica? Beh, ben diverso se gli stracci sono, non lo so, un ex completo d'ufficio. Ecco, questa importanza ricopre anche un character designer per il fumetto, e Oda, in questo ambito, eccelle. La critica internazionale lo reputa tra i migliori del sollevante, e gli stessi colleghi in casa propria, quindi i suoi connazionali, rimarcano sempre questa sua abilità. E proprio di queste capacità dobbiamo parlare se il focus del video va sulla CP0, perché il loro design, attraverso le maschere tribali che indossano, ci dicono molto del mondo di One Piece. Le maschere sono un elemento fondamentale della cultura tradizionale e dell'arte dei popoli dell'Africa subsahariana e occidentale, e diverse delle loro culture associano a questi oggetti differenti significati specifici. Ma, in generale, e un elemento costante, è sicuramente quello dell'ambito spirituale. Proprio per tal motivo il loro uso nelle danze e in riti religiosi, riconoscimento di uno speciale stato sociale agli artisti che realizzano queste maschere e addirittura a coloro che li indossano durante le cerimonie, determinano proprio questa importante connessione. Quella delle maschere è una delle forme d'arte africane più note in America e in Europa. E considerate che nel XX secolo, movimenti come il cubismo, il fauvismo e l'espressionismo hanno spesso tratto ispirazione dal vasto ed eterogeneo patrimonio culturale africano. Nella maggior parte delle culture africane tradizionali, comunque, chi indossa una maschera abbandona la propria identità e viene trasformato nello spirito che la maschera sta rappresentando. Quindi, colui che indossa la maschera diventa una sorta di medium che consente al villaggio di dialogare con le proprie divinità. E sorge qui spontaneo nesso con la CP0, la quale detiene l'autorità di mettere in comunicazione i comuni cittadini e i draghi celesti che sono ritenuti delle vere e proprie divinità. Non è un caso infatti che a Dressrosa siano loro e non la marina a informare i sudditi della nazione della condizione politica di Doflamingo, perché sono i membri mascherati della CP0 a incarnare il volere degli dei. Tra l'altro, se è vero che nella cultura subsahariana la maschera priva l'individuo dell'identità perché la trascende in qualcosa di superiore, è anche vero che questo accade per l'intelligence del governo di One Piece. Quando Lucci indossa la sua maschera africana, cessa di essere Lucci, diventa un araldo degli esseri di saggezza, diventa un araldo dei draghi celesti. Non è più un comune essere umano, deve mettere da parte la propria personalità e i propri desideri personali. Non è infatti un caso che proprio Lucci sia quello che durante le missioni tende a togliersi questa maschera, perché il leopardone nazionale non riesce a scindere la sua personalità dal ruolo che deve incarnare. Tende sempre e comunque a voler imporre il proprio ideale di giustizia, anche se va contro gli ordini direttamente imposti, no, dagli astri di saggezza.
una cosa che ovviamente in realtà non dovrebbe fare, proprio per il ruolo che sta ricoprendo in quel momento. Peculiare tra l'altro che anche Stassi faccia lo stesso, deve anche lei avere caratterialmente un qualche tipo di blocco, perché lei è praticamente più spesso senza maschera che con la maschera addosso. Poiché comunque ogni maschera ha uno specifico significato spirituale, alcuni popoli hanno decine di diverse maschere tradizionali. Peculiare comunque il fatto che, seppur i motivi e i disegni presenti sulle maschere, che siano pitturati o scolpiti, sono di diversi e vari tipi, il più diffuso è comunque quello di disegni geometrici e simmetrici. L'assenza di realismo delle maschere, infatti, si può ricondurre alla concezione comune a tutte le culture dell'Africa nera, e quello per cui la maschera deve rappresentare lo spirito del soggetto e non la sua apparenza esteriore. Questo perché c'è comunque, no, questa idea di incarnare un concetto, un ideale, uno spirito nella sua essenza più pura. Non è una questione estetica, ma di ciò che vuoi incarnare e veicolare come concetto. Tornando insomma a One Piece e volendo analizzare le maschere dei membri della CP0, possiamo proprio notare come queste maschere rappresentino e raffigurino le più iconiche e importanti maschere tribali africane. Pazzesco! Abbiamo per esempio la maschera che descrive la bellezza femminile, che viene indossata da Joseph, il braccialunghe. Insieme agli animali, uno dei soggetti più comuni delle maschere africane è la donna, anch'essa rappresentata in forma stilizzata, in funzione dell'ideale di bellezza femminile proprio di ogni particolare cultura. Le maschere femminili dei Punu del Gabon, per esempio, enfatizzano tratti come le ciglia arcuate, gli occhi a mandorla, il mento sottile e rappresentano nelle maschere anche i gioielli ornamentali tradizionali, disposti in due linee curve che vanno dai due lati del naso verso le orecchie. Queste maschere sono coperte da acconciature nere e scure, ma i volti sono sempre bianchi. Occhio però, questa colorazione biancastra rappresenta la bellezza del mondo spirituale, non un concetto di bellezza associato chiaramente all'estetica europea, mi raccomando. Comunque, anche se queste maschere sono scolpite per rappresentare le donne, chiaramente solo gli uomini possono indossare questa tipologia di maschera. Un certo numero di maschere africane insegnano invece le lezioni morali o mostrano comunque i tratti desiderati della personalità. E in linea con questo tipo di rappresentazione, Oda dona a Gismonda proprio questa particolare maschera. L'Africa non ha una vasta cultura scritta e la maggior parte della storia delle leggi tribali sono state registrate e tramandate in canti, in danze e in narrazioni comunque orali, e tradizionalmente i ballerini mascherati sono incaricati di insegnare al popolo i valori positivi della propria società e a stare alla larga dal cosiddetto male. Quindi si trovano in numerose culture africane determinati stilemi con significato morale, in particolare come rappresentazione simbolica di specifiche virtù. Gli occhi socchiusi delle maschere dei Senufo della Costa d'Avorio, per esempio, rappresentano l'autocontrollo, la pace interiore e la pazienza. In Sierra Leone altrove, occhi e bocche di dimensioni ridotte simboleggiano l'umiltà, e la fronte sporgente indica, per esempio, la saggezza. Maschere con mento e bocca molto grandi, al contrario, possono rappresentare l'autorità e la forza. La sobrietà e il dovere che proviene dal potere, invece, sono infine raffigurati attraverso lunghe facce esagerate e molto ampie. Maha, che compare per la prima volta a Wano, ha invece una caratteristica maschera teke, formata da un disco rotondo piatto a forma di luna decorato con motivi geometrici astratti. Le restanti strisce sono disposte simmetricamente lungo l'asse verticale e orizzontale della maschera al fine di ritrarre un volto umano interpretato astrattamente, e allo stesso tempo il disegno lo si può interpretare come una composizione di simboli che, come detto anche prima, ha una potenza comunicativa molto elevata. Stiamo parlando di valori spirituali, infatti, legati al concetto di famiglia, che è la più importante unità sociale all'interno della tribù. Considerate addirittura che il capofamiglia ha diritto alla vita e alla morte su tutti i membri del parentado, e questa maschera vuole proprio rappresentare l'enorme potere che possiede, sia politico che religioso. Ancor più importante però per queste maschere è la singolarità di ognuna di esse, che devono necessariamente differire l'una dall'altra. Non ne troverete mai due perfettamente identiche tra di loro, simili magari, ma non identiche. E questo perché chiaramente ogni individuo politico, no, che assume la carica fa storia a sé. È lui che diventa il capo e non è come i capi che l'hanno preceduto e non sarà come i capi che lo succederanno. Quindi è unico. E questo deve essere rappresentato dalla maschera stessa. L'ultimo membro della CP0, Guernica, rappresenta invece la maschera della guerra, che è tra l'altro una tipologia molto popolare tra le varie tribù africane. I Grebo della Costa d'Avorio intagliano piccoli occhi rotondi nelle loro maschere per mostrare rabbia e vigilanza, mentre un naso affilato mostra la mancanza di volontà a ritirarsi. I segni di guerra mostrano la ferocia, la tenacia, il coraggio e tutti gli attributi necessari da guerrieri forti e spietati. Questa tipologia di maschera fu concepita essenzialmente per terrorizzare i nemici durante il combattimento, così come per ballare i funerali poi anche dei guerrieri, in loro onore praticamente. Le maschere di Grebo rappresentano la sede di spiriti invisibili residenti nella foresta, e si presentano di due tipi diversi.
il primo che tende al naturalismo, mentre il secondo che è più geometrico. Questo secondo caso viene richiamato dalla rappresentazione degli occhi, che vengono figurati con rilievi cilindrici anziché con dei fori. E per quanto il personaggio di Guernica non abbia propriamente una maschera, ma si pitturi il volto, no, assumendo quelle fattezze e poi contornandolo, quello sì, con un caschetto, penso di metallo, non è chiaro il materiale, quell'immagine che vuole rappresentare è letteralmente la maschera tribale della guerra. La struttura principale delle maschere africane è in genere di legno, e a questa struttura possono essere applicati elementi decorativi con altri materiali, come il pelo, le corna, i denti, le conchiglie e mille altre cose che sono sempre di origine naturale e che sono chiaramente facilmente reperibili, no, nel suolo africano. Però non tutte le maschere sono pensate per essere indossate sul volto, alcune sono pensate per essere poste sul torace, alcune sul braccio, alcune sono semplicemente più piccole, ce ne sono insomma di varie tipologie anche sulla base della gerarchia della persona che le sta indossando. E proprio in tal senso, torniamo a parlare di One Piece adesso, perché mi fa molto sorridere proprio il fatto che le maschere di Lucci, di Spanda Medikaku, probabilmente per il loro essere ex membri di un'altra fazione, siano proprio di questo stampo qua, quindi diciamo meno pregiate, meno elaborate, sicuramente meno importanti a livello di cultura e di tradizione. Nota da considerare tra l'altro il fatto che Blur e Khalifa siano parte della CP0 ma non abbiano per nulla una propria maschera, a riprova proprio del fatto che esiste una sorta di gerarchia interna al gruppo dove c'è la tipologia di maschera piena, la maschera che usano per esempio Lucci, Kaku e Spandam, e c'è anche l'assenza di maschera che va per l'appunto a rimarcare il grado di importanza all'interno dell'organizzazione. In conclusione, visto che inizio video vi avevo anche detto che l'argomento fosse arte pura, vorrei parlarvi sommariamente anche della scelta dei nomi di questi personaggi, perché anche lì il riferimento artistico è potente. Guernica ovviamente è un riferimento all'opera di Pablo Picasso, ma è anche un plausibile riferimento alla scrittrice giapponese Maha Arada, e infatti Maha è il nome di un altro membro della CP0. Joseph potrebbe essere un riferimento al dipinto San Giuseppe Falegname di Georges de la Tour. Gismonde invece è un melodramma greco di cui Alphonse Mucha realizzò il manifesto. Abbiamo Kaku che rimanda a una narrazione tipica giapponese, Lucci che può essere associato a mille cose nell'arte perché ha un nome, come dire, un po' scontato. E poi c'è Stassi, che non ha una maschera di stampo tribale africana e che non ha nemmeno un nome legato in qualche modo al mondo dell'arte, almeno chiaramente a quelle che sono le mie info, le mie conoscenze in mano. Quindi, in caso, mi raccomando, smentitemi nei commenti se anche Stassi è legato in qualche modo al mondo dell'arte come nome. E basta, siamo giunti anche alla fine di questo video. Prima di andare però vi ricordo che tutto il progetto che vedete qui su YouTube, dei documentari, le recensioni, gli approfondimenti eccetera eccetera, su ogni canale in cui compare il mio faccione, è sostenuto tramite un sistema di abbonamento di Community che ci permette, no, di proseguire le pubblicazioni e mantenere questo standard qualitativo, tra cui chiaramente anche i contenuti a tema One Piece che, insomma, avete appena aperto. Ovviamente io spero ci riteniate meritevoli del supporto che stiamo ricevendo e che eventualmente poi anche altri riterranno meritevole il progetto, quindi decideranno di aiutarci a sostenerlo. E grazie ovviamente a chi lo sta già facendo da un anno a questa parte. E basta, credo di aver detto tutto, quindi grazie di nuovo di cuore, fate i bravi, mangiate le verdure, e se siete arrivati fino a questo punto del video scrivete nei commenti #carota. Direi bella a tutti.